Buongiorno Presidente Ferrareso, la vediamo in pole position. Benissimo. Presidente, allora, mai come questa epoca storica c'è stata questa importanza degli investimenti sia per la sicurezza idraulica ma anche per il preservamento della risorsa acqua, che voi abbiamo visto che siete molto attenti, visto anche la vostra funzione istituzionale. Questa nuova opera cosa rappresenta? Questa nuova opera è una scommessa vinta, è una promessa fatta al mondo agricolo e realizzata. È una cosa molto importante per l'agricoltura qua. Andiamo ad invasare 30.000 metri cubi d'acqua a favore dell'agricoltura, quindi una cosa importantissima, con una doppia valenza che è quella consentire a quest'acqua, a questo invaso, di lasciare i sedimenti che andrebbero naturalmente in laguna di Venezia. Quindi questo doppio scopo, questo messaggio che lanciamo al territorio: salvaguardiamo la natura impedendo a certi sedimenti di arrivare in laguna e diamo acqua buona al mondo dell'agricoltura. Acqua buona è anche acqua importante, perché sennò tutta quest'acqua che transita senza questi sostegni, senza queste piccole dighe, andrebbe direttamente a finire in laguna senza aver dato nessun beneficio a nulla. Quindi una cosa veramente importante per l'agricoltura, soprattutto in questo momento di cambiamenti climatici, dove vediamo che ormai da mesi non piove e per fortuna siamo quasi al termine della stagione di irrigua, però la sofferenza incomincia a farsi sentire. Quest'opera quanto è costata, Presidente? 540.000 euro, sono fondi che sono stati stanziati dalla Regione Veneto tramite l'assessorato di Roberto Marcato, che ringrazio davvero per la sua attenzione, per il suo impegno proprio per il consorzio di bonifica Bacchiglione e per tutti quei consorzi che scaricano sulla gronda lagunare. Veramente un bellissimo investimento, un investimento aspettato da anni. Ringrazio molto anche i nostri tecnici che si sono prodigati, la ditta che l'ha realizzato. Questo è mezzo investimento, l'altro mezzo si trova fra il comune di Bovolenta e Brugine. Quindi sono due paratoie che consentono questi 30.000 metri cubi d'acqua di rimanere in zona per servire l'agricoltura. Ecco, io chiamerei anche il direttore generale del Consorzio Bacchiglione, l'ingegnere Nazareno Paganizza, per il suo pensiero in quest'opera che è fondamentale per il territorio. Grazie direttore. Buongiorno a tutti, qua ci troviamo in comune di Pontelongo, anzi al confine tra il comune di Pontelongo e il comune di Piove di Sacco. Questo è uno dei due siti dove sono stati realizzati appunto due sostegni con la funzione di sostenere appunto le acque per una funzione per essere sfruttate per quanto riguarda l'irrigazione. E dove ci troviamo adesso è il punto dove è stato realizzato il sostegno più importante dal punto di vista anche dalle caratteristiche dimensionali. Questo qua è un sostegno largo 8 metri, non se ne trovano, come dire, sul territorio molti di sostegni con queste caratteristiche. Vedete anche l'imponenza appunto del manufatto che è stato realizzato. È stato realizzato lungo uno dei nostri canali collettori principali, che è il collettore Schilla. Vedete anche le dimensioni del canale, per cui gli sforzi anche dal punto di vista tecnico e operativo per realizzare questo tipo di manufatto. Questo manufatto, come è già stato detto, ha la capacità appunto di sostenere le acque, invasare circa 30.000 metri cubi d'acqua e con un dislivello da monte a valle che può raggiungere anche il metro. Il secondo manufatto è stato realizzato 4 km più a monte, a confine tra i territori di Bovolenta e Brugine, e lungo via Conche, per capirci, la provinciale lungo via Conche. Quel manufatto è caratteristiche circa la metà di questo e garantisce appunto l'invaso di ulteriori metri cubi d'acqua per tutto un tratto molto importante a monte, per qualche chilometro a monte, per cui si va a servire quasi tutta l'asta del canale Schilla, canale che era sprovvisto appunto di questi manufatti, per cui l'agricoltura, visto anche i tempi che stiamo, come dire, vivendo di carenza d'acqua, abbondanza in alcuni momenti ma carenza in altri,
per cui era un intervento molto sentito e molto appunto aspettato dal territorio. Beh, per quanto riguarda l'irrigazione, Valle di Chioggia è interessata a un progetto irriguo importante con una sostituzione delle canalette con dell'irrigazione tubata, quindi una cosa moderna e anche che darà tanta efficienza per quanto riguarda l'irrigazione. E la stessa cosa avverrà anche nel territorio di Conche, perché anche lì stiamo partendo con un altro progetto importante irriguo. Cioè, una delle tre mission del consorzio è il mondo agricolo, il rapporto con i comuni e la conoscenza di quello che fa il consorzio di bonifica, perché altrimenti rimaniamo sempre ai margini. Quindi queste sono le tre mission forti che dobbiamo portare avanti. Per portare avanti queste mission ci servono sicuramente i contributi importanti da parte della Regione, da parte dello Stato. Però noi lavoriamo con una progettazione avanzata, noi abbiamo un parco progetti importante già pronto per essere finanziato e un occhio di riguardo viene dato sempre, in ogni caso, al mondo agricolo. Ecco, io chiedo all'ingegner Paganizza che ci racconti anche il progetto che stanno lavorando adesso, perché è un progetto importante che avrà diversi fini anche sempre per la zona di Chioggia e di Valli. Ecco, come diceva il Presidente, stiamo portando avanti alcuni progetti già finanziati, ma altri ce li abbiamo in cantiere, perché naturalmente voi sapete tutti che dobbiamo farci trovare pronti con nuove idee, nuovi interventi affinché questi possano essere finanziati per essere inseriti appunto all'interno di tutte le richieste di finanziamento che noi facciamo puntualmente durante l'anno. Uno di questi progetti che noi stiamo sviluppando è quello del Novissimo Abbandonato. Il Novissimo Abbandonato è un canale che corre parallelamente al fiume Brenta, è un canale che ci è stato dato in gestione, un canale che a nostro avviso adesso è sfruttato, diciamo, al minimo. Noi abbiamo visto che questo ci dà la possibilità appunto di, e studiando un progetto ad hoc, ci dà la possibilità di invasare acqua, perché il nostro problema appunto è quello di invasare acqua nei momenti di difficoltà come abbiamo vissuto negli anni passati. Per cui qua abbiamo un grossissimo bacino che adesso non viene sfruttato. Noi stiamo mettendo a punto tutta una serie di interventi a corredo appunto di questo progetto che stiamo portando avanti, interventi che ci permetteranno appunto di invasare acqua e di distribuirla nell'area appunto di Valli di Chioggia, di distribuirla nei momenti di carenza. Per cui verrà realizzato un impianto di sollevamento dal canale Montalbano che andrà a caricare questo bacino, e attraverso due punti di restituzione costituiti da due sifoni si andrà a alimentare tutta quella rete che va a servire la zona di Valli di Chioggia.